Juanna, io volevo chiederti una cosa. No, momento. Non mi chiedere di andare a fare la spesa perché c'è un piedino che mi fa male, che c'è un callo. Veramente, eh? Mi dispiace, no, comunque non volevo chiederti quello. No. Neanche non mi chiedere neanche un prestito perché non c'ho più una lira. No, neanche quello, Juan. Volevo chiederti, a te piacciono le favole? Sì, moltissimo. Ah, sono contenta. E sai perché te lo chiedo? Perché? Perché io oggi vorrei raccontarti una favola veramente speciale. Dai! Sì. No, sì. Vabbè, però... Però quella di Biancaneve la so già. Ma no, non è quella di Biancaneve. Anche quella di Cappuccino Rosso. Sì, no, ma infatti e anche non è... quella di Pinocchio. Sì, ho capito, Juan. E anche quella del gatto con i stivali. Vogliamo dire tutte? No, Juan, ascoltami. Non voglio raccontarti una di quelle solite favole tradizionali. Una favola, ti ho detto, una favola speciale. Ma va? Speciale come? Così? Di più. È una cosa incredibile. Dai, racconta, senti, conto. No, però ascolta, io ho bisogno... di due o tre amici per raccontare questa favola. Vabbè, chiamiamo Mariano se non dorme. Mariano, no, Mariano. Ma Mariano dorme. Senti. Poi possiamo chiamare Rino. Rino? No, lascialo stare che si sta appisolando anche lui. Vabbè. Senti. E allora che chiamiamo? Che ne dici di chiamare i nostri amici giapponesi? Dai, che quelli a raccontare le favole sono bravissimi. Sì, quelli che fanno le animazioni umane, stupendo. Sì, quello è bello, bello. Va bene, allora ragazzi, venite con me che adesso vi racconto la favola che è veramente fantastica. Intanto... partiamo con il filmato, c'è veramente da stupirsi. Juan, attento, eh? Pronto, pronto. Ecco qua, indovina chi è questo? Quello lì. Dov'è questo omino? Sì. Quello è Charlot. Charlot, no, questo è Charlie. Vabbè, Charlie Chaplin. Vabbè, d'accordo, facciamo Charlie Chaplin. E lavora tutto il giorno, questo è un signore che continua a lavorare, non smette mai. Ecco, vedi, lui controlla tutti i suoi ingranaggi, controlla il ritmo, la velocità. Hai visto che bravi, guarda. Guarda che gran lavoratore, com'è bravo. E pensa... Guarda, c'è anche le chiavi inglesi. Stupendo. È buffo però, non ti pare? Ecco, pensa che lui lavora in continuazione anche quando gira un vento forte, lo vedi? Guarda, il vento? Guarda, gli porta il berretto, il cappello. E persino, Juan, persino quando piove, guarda. Le gocce di pioggia, guarda. Hai visto? Lui continua. Allora, devi sapere che i bambini e la moglie di questo Charlie sono un po' preoccupati. E allora che cosa gli dicono? Ma Charlie, ma perché non ti prendi un giorno di vacanza? Per riposarti, per divertirti. Ma lui niente, guardalo, lui continua a lavorare imperterrito. Ma è matto. E sai perché continua a lavorare? Perché? Perché lui ha un sogno nel cassetto. Come sarebbe c'è un sogno? Tutti abbiamo dei sogni. Anche il nostro amico Charlie ha un sogno nel cassetto. E che cosa sogna? Pensa che lui un giorno vorrebbe con la moglie e i suoi bambini passare un'eterna vacanza in una bellissima isola dei tropici. Un momento! Adesso guardando questo filmato vedremo la realizzazione di questo bellissimo sogno. Ecco, guarda. Ecco, cominciano a muoversi, i bambini cominciano a camminare. Ma li piove e piano piano formeranno una cosa meravigliosa. State molto attenti, bambini. Guarda! Ma... aspetta, Cos'è? Incominciamo a vedere qualcosa. Questo cos'è? Vediamo se indovini. Stai molto attento. Questa? Già, sì, dai, si intravede qualcosa. Ho parlato di Isola dei Tropici. È una palma! Oh, bravo, Juan! E quelli vicino? Quelli vicino chi sono? Guarda bene, Quella signora lì è la moglie di Charlie. Bravo! E poi là dietro c'è suo figlio col berettino. Bravo, Juan, guarda. E questi tutti rosa. Guarda, continuano a incamminarsi perché stanno formando qualcosa di romantico. Te ne accorgerai presto. No. Guarda. È un cuore. Oh, ma che dolci, che famiglia tenera. E lui c'ha tutto il vestito Mariano. È vero. Guarda. È vero, Juan. Ce l'ha fatta. Beh, devo dire che è stata proprio una favola bellissima. Dimmi se non è stata una favola speciale per te. Specialissima. Tu dimmi chi ti ha raccontato qualche volta una favola illustrata. Nessuno. Nessuno, guarda. Veramente, ti meriti un cremino. Salutiamo e ti offro un cremino. D'accordo. Ciao amici, alla prossima. Ciao. C'hai 1000 lire da prestarmi per il cremino.